Mario Rosbrera, ciao! Oggi siamo in compagnia di Annalisa Iannone, farmacista e giornalista, o giornalista e farmacista, che in questa duplice veste da più di un anno e mezzo si sta occupando dell'argomento più di moda. Se ne sta occupando anche perché è tra i fondatori di un sito che si chiama consenso.it, con-senso.it. Un sito che si propone di offrire una vasta gamma di informazioni alternative sulla crisi sanitaria, sociologica e politica che stiamo vivendo. Allora, io comincerei da qui. Esattamente com'è nata l'idea del sito e perché questo sito, Annalisa? Sì, allora siamo un gruppo di sanitari molto eterogenei, quindi medici, farmacisti, psicologi, eccetera, eccetera, veterinari, che si sono incontrati un anno fa e hanno deciso di lavorare a dei documenti cercando di diciamo attingere a tutte le informazioni ufficiali che vedevamo che venivano man mano omesse, smentite. E quindi abbiamo detto: facciamo un sito così possiamo dare il nostro contributo. Ci chiamiamo Consensus Ars Medica e il sito si chiama Consenso proprio perché un po' vogliamo dare un senso a quello che sta capitando, un po' perché uno dei documenti più importanti che abbiamo fatto è un consenso informato integrato di tutte le informazioni che vengono da AIFA, dall'FDA, dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'EMA, dai foglietti illustrativi che sono state completamente omesse da invece il consenso informato che viene dato. Per cui noi abbiamo cercato semplicemente di ripristinare un po' di scientificità a quello che veniva fatto. E quindi questo consenso informato, diciamo, è girato parecchio e niente, cerchiamo di dare un po' il nostro contributo dal punto di vista scientifico. Senti, allora a proposito di consenso e soprattutto a proposito di senso, io partirei da uno spunto che ho tratto appunto da uno dei tuoi articoli. Allora, sembra che il Covid sia una malattia se non inguarita, alla quale non si guarisce, se non incurabile, quasi, e viene presentata costantemente così. Invece, lo si dice da più parti e da molto tempo, esisterebbero o esistono delle cure domiciliari che in questa parte del mondo, perché in altre parti del mondo da quello che so non è così, solo che lì poi non c'è la stessa facilità a trovare alcuni medicinali, queste cure vengono prescritte, vengono praticate. Quindi si potrebbe guarire nella maggior parte dei casi con una relativa facilità dal Covid? Sì, le esperienze ci dicono questo. Tanto è vero che noi abbiamo addirittura dei casi in cui delle comunità hanno, cioè diciamo, le autorità scientifiche di alcune comunità ristrette hanno deciso alle prime avvisaglie del Covid di trattare il Covid come una qualsiasi influenza polmonare, diciamo, e quindi hanno continuato a dare antibiotico e cortisone come avevano fatto fino ad allora e non hanno avuto assolutamente più morti. Per cui in realtà il problema è nato perché hanno detto, lo è dall'OMS a scendere, che non bisognava dare antibiotici, cortisone, perché era un virus. È vero che il virus non si cura con l'antibiotico, però è anche vero che nel momento in cui c'è un tessuto che è infiammato anche per l'infezione virale, poi subentra delle infezioni batteriche, per cui come si sa la medicina è tutta una valutazione della complessità delle relazioni, delle cose che possono sopraggiungere, per cui per questo che è un'arte e che non è una scienza medica. Detto questo, abbiamo questi esempi, ma la verità è che già ad aprile 2020 tantissimi medici sapevano come curarla. Tuttora tantissimi medici hanno guarito tantissimi casi, ma parliamo delle province di Bergamo, Brescia, quindi dove c'è stato, insomma, maggior concentrazione di ammalati, non hanno avuto neanche un decesso. Questo perché? Perché semplicemente l'hanno curato. Non si tiene mai una persona 3 giorni con la febbre alta. E invece i protocolli ministeriali continuano a dire, e io penso che questo sia un vero crimine,
vigile attesa e in caso tachipirina, che peraltro sappiamo che invece non va data, perché le nostre difese agiscono per disintossicare, la febbre è una delle manifestazioni per la disintossicazione, e per l'antiossidazione. Se tu dai la tachipirina fai molta più fatica, ma lasciamo questo, se ne può, è un dibattito aperto. Mentre invece il fatto di aspettare è una cosa grave, e sta di fatto che c'è il movimento Ippocrate e altri movimenti che sono movimenti scientifici, dove tantissimi medici stanno sostenendo e curando persone abbandonate dai loro medici di famiglia ormai da un anno e mezzo, e che hanno migliaia di casi registrati dove le persone curate in tempo guariscono. È ovvio che parliamo anche di un virus ingegnerizzato, cioè non è una passeggiata, ma si cura. Sì, sì, tra l'altro mi verrebbe da dire, totalmente da profano, per quale altra malattia esiste la vigile attesa? Esatto. Io, una ventina di anni fa, ho avuto la malaria, ne sono uscito con un'iniezione, perché la mia vigile attesa è stata dalla sera in cui ho sentito la febbre alla mattina successiva in cui sono andato a farmi l'esame. Esatto, o comunque una vigile attesa controllata, ma se tu impedisci ai medici di andare a visitare il paziente, o meglio, i medici hanno paura e quindi non vanno a visitare i pazienti, cioè l'arte medica è ovvio che si deve plasmare a seconda di chi hai di fronte, perché hai un individuo che ha mille altre cose e quindi bisogna vedere caso per caso, per cui il medico ti tiene sotto controllo in base alla visita e può decidere di aspettare per vedere dove puoi andare, ma è tutto un altro concetto. Il fatto della telemedicina, che è quella che purtroppo verso cui stiamo andando, che per quanto possa essere comoda da certi punti di vista, si perde completamente poi l'aspetto veramente dell'arte medica, della relazione, della fiducia, del potersi aprire e capire e dare il senso alla cosa, perché la vera medicina del futuro è dare un senso a quello che accade. Sì, sì, i tempi, io non sono così vecchio, ma i tempi della mia infanzia sono già, mi ricordo il nostro dottore, il dottore Bellomo, che era originario di Grotte in provincia di Agrigento, che viveva con la porta aperta, cioè non chiudeva a chiave, lasciava la porta aperta ed era pure sordo, perché il medico doveva essere sempre disponibile. E non credo che il dottore Bellomo, a me da bambino non mi ha mai prescritto un esame, toccava la pancia, poi metteva la lingua di fuori e capiva, e sono sempre guarito. Senti, ma in questa chiave, cioè in una chiave di una malattia che sarebbe curabile, sì, secondo te l'eventualità o la possibilità di vaccinarsi come si inserisce? Allora, come tutte le terapie va valutato caso per caso, quindi ci possono essere dei casi in cui si fa sempre una valutazione rischio-beneficio e quindi caso per caso. E le vaccinazioni di massa di qualsiasi tipo, come qualsiasi trattamento di massa, assolutamente sono antiscientifiche, cioè esistono solo quando ci sono dei grandi investimenti dall'alto che si decide di percorrere quella strada, ma se no non hanno nessun senso scientifico. Ogni valutazione va fatta caso per caso. In particolare, questi comunque non sono vaccini, sono dei profarmaci a tecnologia genica, che infatti si sono usati finora sperimentalmente in patologie gravi oncologiche o in altri tipi di patologie, ma di vaccino non hanno nulla, perché insomma sui libri c'è scritto che cos'è un vaccino e questo non lo è. In ogni caso bisogna fare le valutazioni. Il problema è che, essendo nuovo per così tanta popolazione, e soprattutto diciamo che bisognerebbe capire diciamo qual è la reale portata della mortalità, perché noi sappiamo bene che i numeri non sono così tanti di mortalità, per fortuna, non che non ci siano stati, ma a marzo 2020 ci sono stati meno morti di gennaio 2017, quindi bisogna trovare qualcosa che sia altrettanto sicuro. Invece stiamo sperimentando su tanta parte della popolazione, e il problema è come vengono
questo per sapere, per fare una valutazione, io non sto dicendo sì o no, sto dicendo che bisogna fare una valutazione. Per fare la valutazione bisogna avere esattamente, bisogna capire quali sono gli effetti collaterali e qui si apre un mondo. Senti, io ti faccio una domanda, non vorrei sconfinare nel dominio delle illazioni, ma da fuori, e capendone anche poco, io ho la percezione che ci sia anche una guerra interna nel mondo delle aziende farmaceutiche, cioè che alla fine, sì, per esempio, a noi per mesi ci hanno presentato come un miracolo il vaccino Johnson, che almeno si faceva in una dose, e forse un vaccino al quale alcuni avrebbero ceduto alla fine, e invece appena apparso è stato immediatamente demonizzato, e in realtà su tutti trionfa un vaccino che, sempre per quello che forse è tutto sbagliato che capisco io, alla fine non è escluso che sia il più pericoloso di tutti. Sempre usiamo il vaccino, sì, termine vaccino con beneficio d'inventario, che non è, sì, quello. Sì, sicuramente, ma è così, è un dato di fatto che sia così, è una guerra commerciale, e questo nell'ambito solo tra le aziende farmaceutiche, perché in realtà adesso arriveranno i monoclonali, insomma, diciamo, è tutto un mondo che si è sempre fatto la guerra, ma in realtà tra cani non ci si morde, quindi in realtà è un ambito ristretto di guerra, in realtà. Poi ci sono aziende che hanno detto, altre grandi aziende che hanno detto a noi non conviene, anche aziende che erano specialiste in vaccini, ma ripeto, questo non è un vaccino, hanno detto a noi non conviene comunque entrare in questa bagarre. Comunque le aziende farmaceutiche sono abituate a pagare tantissimi, cioè loro risultano perdenti in tante cause fatte proprio da stati, in Africa, in India, cioè pagano migliaia di euro perché perdono le cause, perché sono dei criminali, è un dato di fatto. Io ho lavorato per aziende farmaceutiche, a me è andata anche bene, devo dire, non ho mai fatto niente di illecito per quello che è il mio sentire, al di là se fosse legale o non legale, che non mi interessa, perché oramai la legalità prevede purtroppo di fare cose immorali. A proposito di illecito, di criminalità, di immorale, scegli tu se queste declinazioni sono esagerate, tu il Green Pass come lo vedi? Beh, il Green Pass è veramente, perché non è il vaccino quello che vogliono, adesso fra un po', insomma, non si vaccina più nessuno, per cui il problema è la schedatura elettronica, perché loro quello a cui vogliono arrivare è la schedatura elettronica, perché loro, purtroppo, loro sembra, insomma, vogliono il controllo, quindi in realtà quello a cui vogliono arrivare è il microchip sottopelle, cosa già brevettata da anni e che le popolazioni del nord Europa si sono iniziate a fare già prima del Covid, sì, sì. Per cui le stanno anche lasciando un po' stare, non ci sono più i Green Pass, stanno ammorbidendo, diciamo, ma proprio perché loro già autonomamente, perché loro si fidano moltissimo delle loro istituzioni, perché hanno un rapporto diverso con le istituzioni, e per loro questo tipo di controllo è più benevolo. Però quello a cui vogliono arrivare è questo, quindi il Green Pass è uno degli primi step per arrivare a questo. Ma tu pensi che si arriverà a questo, usiamo sempre il termine vaccino in maniera generica e con beneficio di inventario, a questa vaccinazione obbligatoria, che in realtà molti di quelli che si oppongono al Green Pass volontariamente o involontariamente sembrano stimolare, che sarebbe per esempio per alcuni di noi completamente ragione di esilio, pensi che si arriverà a questo? Non lo so perché è tutto incredibile quello che sta capitando e stanno facendo delle cose incredibili, quindi io non riesco a vedere un argine. Cioè, so che loro vogliono arrivare lì perché è già scritto da 20 anni che stanno preparando, è scritto sui documenti ufficiali, insomma, solo chi non ha voglia non li legge, ma purtroppo è scritto. E ce la faranno nel momento in cui le persone inizieranno a scaricare questo Green Pass e andranno avanti. Non ti so rispondere. Io lascio sempre aperte delle porte perché credo moltissimo, come dicevamo prima fuori onda, insomma, la storia si ripete ma non è mai circolare, è perlomeno una spirale, qualcosa in più o in meno, non so dove stiamo andando come sì, civiltà. È una spirale, appunto, è la spirale
è infinita, ma non va verso il concetto di irreversibile col quale si ammantano una serie di decisioni nel mondo di oggi. Sì, e poi insomma, sia l'essere umano che in generale la vita è antientropica, quindi tende verso la vita, per fortuna, indipendentemente da noi, ed è complessa, per cui basta una piccola cosa, ma come sappiamo questa è una conoscenza della scienza climatica, sono i meccanismi stocastici, che le cose più sono piccole più si possono riverberare e quindi più nel profondo possono modificare. E quindi insomma, per fortuna la biologia, la vita sono sistemi complessi e quindi ognuno deve essere centrato su cosa dare energia e poi vediamo, ce la giochiamo. Allora, a proposito di segnali da riverberare, io avviandomi alla conclusione tornerei al sito. E quali e quante informazioni su tutte queste vicissitudini possiamo trovare su questo sito, ripetiamo, con-senso.it? Sì, allora, noi cerchiamo di fare il nostro meglio, ovviamente siamo tutti volontari e tra l'altro in una situazione persecutoria, perché i sanitari, insomma, è un anno che lottano. Allora, noi cerchiamo sia di pubblicare documenti scientifici che servono anche per gli avvocati, per le cause, sia cerchiamo di fare divulgazione, infatti ti invito formalmente, vogliamo fare un'intervista a te, perché comunque a noi interessa cercare di dare un senso. Per noi, che forse come formazione scientifica abbiamo pochi strumenti, ma per darla anche agli altri, perché se la consapevolezza non aumenta nelle persone, puoi fare qualsiasi rivoluzione del mondo, ma va male. Quindi è un passaggio obbligato, necessariamente comune. Quindi fino a che avremo forza nel nostro piccolo, faremo conoscere le cose possibili, positive, e consapevolezza e conoscenza. E poi vediamo, siamo nel flusso. Lasciamo dei segnali che un giorno qualcuno recepirà. Sì. Speriamo che questo giorno non sia troppo lontano. Va bene, io ringrazio Annalisa Iannone di essere stata con Grazie noi. Grazie a te. Spero che la conversazione sia stata utile anche agli ascoltatori, perché il problema nessuno vuole convincere nessuno, o in verità sì, perché poi qualcuno bisogna anche convincerlo, però bisogna accettare la pluralità di punti di vista, e noi invece stiamo andando a grandi passi verso una società fascista, totalitaria, non so come la vogliamo chiamare, però dove si impone un punto di vista. Quando si impone un punto di vista, la storia dell'Inquisizione su tutti ce lo insegna, non è mai il punto di vista giusto. Sì, e secondo me la segregazione che sta avvenendo adesso può essere veramente, per le persone che si interrogano in qualche maniera, chi è costretto a farla, chi la subisce, chi si vergogna a dire, cioè può essere in questo momento uno spunto molto importante veramente per rimanere umani. Ecco, con questo augurio, che temo in una cospicua percentuale dei casi cadrà nel vuoto, però con questo augurio chiudiamo, grazie ancora ad Annalisa Iannone, Radio Rosbrera, ciao! Grazie!